Verdi con una stella sopra, smisuratamente grandi oppure piccoli e maneggevoli, vintage ma nello stesso tempo tecnicamente perfetti. Gli auricolari sono diventati il simbolo di una generazione, pronta in ogni momento a selezionare la propria canzone preferita dall'iPod e iniziare a vedere il mondo intorno che si muove a ritmo di musica. Ma se fino a ieri la playlist era esclusivamente personale, oggi è diventato un modo per raccontare se stessi o il posto da cui si proviene. Almeno da quando Ty Cullen, newyorkese doc, ha iniziato a girare la sua città con la telecamera per chiedere alla gente con le cuffie quali note facessero da sottofondo alla loro camminata ritmata. I creativi delle più importanti città al mondo non hanno esitato a seguire l'esempio della grande mela e così hanno svelato anche loro i gusti musicali dei propri concittadini. Amy Winehouse. Gone, von Jacks Jones. Bodica Warehouse. Tutti sembrano avere le idee piuttosto chiare. Berlino ha un'anima elettronica, a Londra va forte il rock alternativo, mentre Parigi è dominata dalla scena hip hop. Ovviamente poi ci sono grandi classici come David Bowie o gli U2, che non tramontano mai da nessuna parte, così come Eminem e Lady Gaga, che sono i più ascoltati nelle affollate strade di tutte le metropoli.